Ciao, ben trovati. Il problema, o meglio, i problemi che affrontiamo oggi sono legati alla sicurezza delle automazioni. Sono problemi che risolveremo con un dispositivo molto semplice che usiamo tutti i giorni, vale a dire una coppia di fotocellule, logicamente non una coppia di fotocellule tradizionali, le nostre fotocellule, che risolvono in realtà quattro casi particolari che vi sarete trovati ad affrontare tutti i giorni, probabilmente anche ieri, nell'esecuzione del vostro lavoro. Utilizzando queste fotocellule, risolvendo i casi nel modo in cui vi indicheremo io e Massimiliano, primo farete un lavoro molto più professionale, risparmierete molto tempo e, come diciamo in praticamente qualsiasi nostro video, il tempo è denaro, e soprattutto realizzerete un intervento oppure un impianto al top come in tutti i nostri clienti partner in Italia. Usciamo fuori da qualsiasi cliché. Intanto le fotocellule non sono tutte uguali, come vi avranno detto, come avrà detto il vostro fornitore tradizionale. Le fotocellule, ogni produttore realizza una determinata fotocellula con determinate caratteristiche. Non analizziamo qui tutte le fotocellule in commercio, analizziamo solamente la nostra coppia di fotocellule, cosa vi permette di fare rispetto a tutte quelle della concorrenza e quali problemi risolve, e in realtà proprio questi quattro problemi specifici. Quindi io e Massimiliano vi farà vedere proprio nel particolare fisicamente come risolvere il problema, io cercherò di darvi qualche istruzione pratica e anche commerciale. Ti ricordo che queste fotocellule che ti presentiamo sono presenti sul nostro catalogo 2018. Se non l'hai ricevuto, ci sono due ragioni. La prima è che non hai aderito al nostro programma Contact Card, quindi ti invito a farlo. Vai sul nostro sito www.segema.net, clicca sul pulsantino in alto che trovi con scritto Contact Card, puoi guardare un altro video che ti spiega tutti i vantaggi che hai nell'aderire al nostro programma, e sotto troverai un modulo di iscrizione molto semplice. Compilalo, ce lo invii e immediatamente ti contatteremo, ti invieremo la contact card a casa e potrai iniziare a usufruire di tutti i servizi legati. Il secondo motivo per cui non ti è arrivato il catalogo, se sei cliente contact card, è perché vi stiamo spedendo in questo momento, ma tu ricordacelo inviandoci un WhatsApp, un'email, una telefonata e velocizzeremo l'invio. Ma torniamo al tema del video. Ti ho detto che io e Massimiliano ti mostreremo quattro casi pratici, quattro problematiche che queste fotocellule risolvono, ed in particolare sono i seguenti. Il primo è il caso in cui tu vai a montare queste fotocellule su due muri che non sono esattamente paralleli tra di loro, ma divergono o addirittura potrebbero essere tondeggianti se fosse una rampa di un garage. In questo caso dovresti usare con delle fotocellule tradizionali una serie di spessorini in modo tale da puntarle una di fronte all'altro. Il secondo caso è quello per cui ti trovi a dover montare queste fotocellule in uno spazio molto stretto. Normalmente succede nella parte esterna che la colonna del cancello non ha sufficiente spazio. Anche in quel caso dovrai inventare con delle fotocellule normali qualcosa per guadagnarne un po'. Il terzo caso è quello, diciamo, più comune: vai a fare un intervento, vai a fare una sostituzione, devi sostituire una coppia di fotocellule di qualsiasi marca e ti dimostreremo che le nostre fotocellule sono effettivamente universali, le puoi montare praticamente nel 98% dei casi. L'unico caso in cui non puoi utilizzarle è quando una casa produttrice utilizza un sistema a bus, e in quel caso non è possibile utilizzarle. Il quarto caso è forse quello più importante, è quello che noi ti consigliamo di vedere, è quando l'anta del cancello battente, tutta quanta aperta, ha una distanza dal muro che delimita, diciamo, il vialetto inferiore a 50 cm. In questo caso dovrai proteggere quella parte, questo perché lo dice la normativa, soprattutto perché è un'area molto sensibile e quindi devi cercare di limitare qualsiasi tipo di impatto tra l'anta e una persona. Trovi questa opzione sempre nel nostro catalogo, descritta molto bene tra gli impianti, dove ti consigliamo effettivamente di fare attenzione sempre a questa particolarità che alcuni cancelli a battente, non tutti, ma alcuni cancelli a battente hanno.
Come ti dicevo, il caso più classico è quello in cui hai dei muri che divergono praticamente e che non sono paralleli. In questo caso normalmente ci si inventano degli spessori dietro le fotocellule per cercare di puntarle e di metterle una di fronte all'altro. Questo è sbagliato perché permetti all'acqua intanto di entrare e non rendi la fotocellula stagna. Le fotocellule sono state inventate per essere fissate alla parete con tutta la base, non solo con un pezzettino. È sbagliato perché viene un lavoro che esteticamente non è neanche bello a vedersi, e mentre con le nostre fotocellule, come puoi vedere adesso, Massimiliano le sta fissando senza problemi su un muro che diverge. Perché? Perché poi all'interno le fotocellule possono ruotare fino addirittura a 180 gradi e quindi lui riuscirà a sistemarle e a puntarle una di fronte all'altra in maniera molto semplice e veloce. Come puoi vedere, questa parete è inclinata rispetto a quella di fronte, quindi montare delle fotocellule tradizionali, soprattutto puntarle, potrebbe risultare molto difficile. Invece io le ho montate normalmente, aderenti al muro, e poi ho ruotato l'ottica interna e sono riuscito a puntarle molto facilmente, molto velocemente e facendo un lavoro pulito. Questo è il secondo caso, e il secondo caso, come ti dicevo nella presentazione del video, è quello in cui hai poco spazio perché il cancello occupa praticamente tutta la colonna. Molti risolvono questo problema saldando una staffa che prolunga, insomma, che allarga un pochettino la colonna. Questo crea un problema, in realtà crea il problema intanto che il cavo esce esternamente e quindi già le fotocellule sono montate nella parte esterna. Fai uscire anche il cavo, non è né bello a vedersi né sicuro, e poi comunque ti fa perdere tantissimo tempo perché devi saldare oppure fissare in qualche modo questa piastra. Con le nostre fotocellule, come ti sta facendo vedere Massimiliano, le fissi sulla colonna, le ruoti praticamente di 90 gradi una contro l'altra e il gioco è fatto in maniera molto più pulita e sempre molto più veloce. Questo è il caso più semplice, ma forse quello che capita in assoluto più di tutti. Vai a fare un intervento, scopri che il problema al cancello automatico sono le fotocellule, le devi sostituire. Allora, fossero anche della marca leader o di una marca, insomma, tra le più famose, non avendo il ricambio dietro, dovresti andare, diciamo, e tornare due volte per andare dal fornitore ad acquistarlo. Con le nostre fotocellule, che sono universali, puoi sostituirla, e nel caso specifico ti facciamo vedere come sostituirla, in che modo è possibile sostituirla a una fotocellula che avrai visto milioni di volte, che è molto comune, di una delle marche più famose, che è uscita di produzione non tantissimo tempo fa e che ti sarà capitato tantissime volte di dover cambiare. Le nostre fotocellule infatti si alimentano sia a 12 che a 24 volt, sia in corrente continua che alternata. Il contatto è normalmente chiuso o normalmente aperto, quindi come capirai sono praticamente universali. Inoltre la loro forma permette di applicarle anche su moltissime colonnine di diverse marche. Per farti capire la compatibilità ho scelto una fotocellula non più in produzione, ma molto usata, che avrai incontrato molto spesso. Non ti faccio vedere come collegare i fili perché è veramente facile, ma volevo farti notare che la nostra fotocellula esteticamente si adatta a sostituire anche fotocellule particolari come questa. Questo è l'ultimo caso, ma non sicuramente il meno importante, forse è il più importante. Ti può capitare sia quando vai a fare una valutazione per fare un'offerta al tuo cliente, in questo caso utilizzando il nostro catalogo sarai agevolato perché hai proprio la soluzione indicata per questo caso specifico in ogni impianto. È il caso in cui l'anta praticamente dal muro, l'anta battente aperta, dal muro che delimita il vialetto, che delimita insomma la proprietà, dista meno di 50 cm. In questo caso la norma ti dice che devi proteggere quella parte, quindi dovrai installare una coppia di fotocellule programmata o collegata, secondo la centralina, per il funzionamento in apertura, perché se una persona è dietro l'anta il cancello si deve fermare e non deve schiacciarlo. Utilizzando sempre le nostre fotocellule, il gioco è molto semplice perché le fissi sul muro come le due fotocellule normali, le ruoti tra di loro e proteggi la parte posteriore in maniera molto semplice. Ti ricordo che se ancora non hai ricevuto il nostro catalogo lo puoi richiedere via WhatsApp, email, telefonaci, mandaci un piccione viaggiatore, quello che vuoi, ci scrivi perché ancora non me l'avete inviato e noi lo invieremo nel più breve tempo possibile direttamente a casa tua o nel tuo ufficio. Grazie, al prossimo video.